Sulla carta esiste già da oltre 3 anni, ma l'effetto sulle etichette dei prodotti alimentari lo vedremo a partire da domani, quando il nuovo regolamento dell'Unione Europea diventerà applicabile. Oltre ad informarci di più e meglio, diventeranno più leggibili, già a partire dai caratteri di stampa che aumentano di grandezza. Sempre a proposito di dimensioni, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato in un particolare prodotto, come ad esempio i surrogati del formaggio, questo va riportato accanto al nome principale, con un carattere non troppo più piccolo. Per quanto riguarda la data di scadenza, nel caso di confezioni con più porzioni, non basterà riportarla sull'involucro esterno, ma su ogni monoporzione. A questa dovrà essere affiancata quella di congelamento, nel caso sia avvenuto. L'obbligo riguarda carni e prodotti non trasformati a base di pesce. Se invece si tratta di cibo decongelato, questa dicitura dovrà comparire in evidenza accanto al nome del prodotto. Al bando le indicazioni generiche, come olio vegetale o grasso di origine animale, ne andrà specificato il tipo esatto e l'origine. Attenzione anche ad allergie e intolleranze, ingredienti a rischio come latte, cereali con glutine, frutta secca, crostacei, solfiti andranno segnalati con maggiore evidenza rispetto agli altri, ad esempio utilizzando il grassetto. Ancora, l'indicazione della provenienza, già obbligatoria per la carne bovina, si estenderà anche a quella di altri animali. Ma a fronte di tante informazioni in più, ce n'è una in meno che sta scatenando un polverone. Non sarà più obbligatorio indicare lo stabilimento di produzione. Un danno al Made in Italy, secondo diverse aziende, che se riterranno la località di produzione un valore aggiunto, potranno comunque continuare a riportarla in bella evidenza.